Ben ritrovati a tutti gli internauti per un nuovo appuntamento con il progetto Europarlamento 2019, nell'ambito del quale, durante la marcia di avvicinamento al voto del 26 maggio, incontriamo gli europarlamentari italiani che stanno per concludere la loro esperienza. Oggi abbiamo con noi Eleonora Forenza. Buon pomeriggio. Grazie di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Del gruppo della Sinistra Unitaria, eletta con la lista Tsipras per l'Altra Europa. Sì. Appunto, europarlamentare dal 2014. Con noi, io sono Enrico Tibuzzi, responsabile dell'ufficio dell'ANSA di Bruxelles, e ho con me il collega Giuseppe Laudel, il corrispondente Buongiorno. Presso il Parlamento Europeo. Ricordiamo in apertura che questo appuntamento può essere arricchito e condiviso dagli internauti, i quali possono anche mandarci le domande da rivolgere all'europarlamentare di turno attraverso i nostri social network. E comincerei il nostro confronto dibattito iniziando a parlare di un fenomeno abbastanza curioso in termini storici. Cioè vedere che il gruppo di paesi dell'ex blocco comunista, e parliamo in particolare di quelli di Visegrad, in primo luogo Polonia e Ungheria, sembra, ma forse più di una percezione, ci sono elementi concreti, che guardino a Bruxelles come un tempo fa, 20-30 anni fa, guardavano a Mosca. Che effetto fa a voi del gruppo comunista vedere questo cambiamento, stravolgimento di ruoli? Ah, io penso che quello che sta accadendo nell'est Europa è, da un lato, il forte consolidamento di populismi reazionari come quello di Orban, che sicuramente sta introducendo e sta consolidando l'affermarsi di quell'onda nera che tanto temiamo possa estendersi in tutto il continente. Dall'altro lato, se penso invece all'Ucraina, il rapporto tra Poroshenko e l'Unione Europea ci parla anche di un antifascismo un po' traballante in questo continente. Poroshenko fa esplicitamente riferimento a milizie neonaziste, e penso che il mix tra fedeltà all'Unione Europea, sostegno da parte dell'Unione Europea e appunto utilizzo di paramilitari esplicitamente neonazisti è qualcosa che dovrebbe preoccupare chiunque si definisca antifascista. Ecco, ha parlato di onda nera che insieme all'onda populista sovranista sono i fenomeni politici di questi ultimi anni e quelli che causano aspettative e grandi incertezze su alla fine l'esito del voto e gli nuovi equilibri in Europa. Voi come pensate di riproporvi per la prossima legislatura, insieme a quali forze in Italia e in Europa? Innanzitutto posso annunciare, smentendo anche un po' di ricostruzioni che ho letto in queste ore su alcune testate nazionali, che una lista alternativa sia all'onda nera che prima descrivevamo e che ha purtroppo nel governo italiano un punto di riferimento, sia al cosiddetto neoliberismo di stampo progressista, per semplificare il listone che stanno progettando Calenda e Zingaretti. Ecco, ci sarà un'alternativa per l'Italia, per l'Europa, a partire dalla messa a disposizione dei partiti della sinistra europea e che vuole appunto costruire un terzo spazio in cui possano confluire tutte quelle soggettività che stanno da un lato resistendo e dall'altro parlando anche di prospettive per l'Europa. Penso appunto al movimento femminista, al movimento contro il cambiamento climatico, a chi è sceso già in piazza a novembre nello scorso fine settimana per chiedere delle politiche che mettano al centro le persone e non le frontiere. Grazie. Certo, però secondo i recenti sondaggi queste formazioni non dovrebbero raggiungere quella che è la soglia di sbarramento del 4%, e quindi c'è il rischio, secondo le proiezioni del Parlamento europeo, che non entrerete all'interno della nuova Eurocamera.
voi fate parte del gruppo GUE, che è stimato secondo le proiezioni con un calo, no? È uno dei maggiori cali, è legato anche all'Italia. Beh, io... Quindi c'è il rischio, insomma, che non entrate. Il rischio c'è sempre, però penso che siamo anche molto determinati a smentire questi sondaggi. D'altro canto, diciamo, gli ultimi sondaggi sulla Sardegna ci aiutano a dire che i sondaggi, no, non sono proprio l'alfa e l'omega, diciamo, della previsione politica, no? Si ricorda il testa a testa che ci doveva essere tra Zed e colui che poi è diventato il presidente della regione Sardegna, aggiungo ovviamente purtroppo. Noi pensiamo che ci siano non solo le possibilità, ma che ci sia la necessità di costruire un'alternativa, diciamo, a chi vuole proseguire le politiche europee così come sono. Penso alle dichiarazioni che ha fatto oggi Calenda in termini di migranti e difesa delle frontiere, che, diciamo, secondo me rappresentano la base per costruire quelle politiche su cui Salvini poi sta costruendo, diciamo, delle misure propagandistiche. Ma sappiamo benissimo che le politiche contro i migranti, diciamo, sono state rafforzate, sono state costruite dal governo precedente, in particolare dal ministro degli interni precedente, ovvero Marco Minniti, e pensiamo che ci sia bisogno di costruire una proposta politica che affronti nettamente il tema vero che dobbiamo discutere in questo continente, ovvero l'aumento delle disuguaglianze. E lo vogliamo fare a partire da alcune proposte, come quelle ad esempio avanzate proprio dal movimento femminista: il salario minimo europeo, il reddito di autodeterminazione, la questione della riduzione d'orario. Sì, su questo ci arriviamo, perché comunque è uno dei temi, visto che siamo alla vigilia dell'8 marzo. Ma la domanda che mi viene è: per poter far fronte a questa onda nera che, di cui parlava prima, quindi comunque all'avanzata dei sovranisti in Europa, quindi è possibile, in caso, che la GUE crei una sorta di dialogo e di alleanza, ad esempio, con i socialisti e democratici, e quindi anche magari con i popolari? No, questo lo escludo perché... Quindi sempre all'opposizione? No, vedremo i numeri si valutano il 27 maggio. Noi pensiamo che i partiti che sono stati al governo dell'Europa, i socialisti e i popolari, abbiano creato, diciamo, una serie, una struttura di politica economica, quella che, diciamo, è consolidata poi nei trattati, ma nei vincoli di cui tanto discutiamo, il vincolo del 3%, i vincoli sul deficit, i vincoli sul debito, che hanno determinato delle politiche che si chiamano politiche di austerità e politiche di privatizzazione. Queste politiche hanno determinato un aumento delle disuguaglianze, e questo aumento delle disuguaglianze è alla base di quel consenso, diciamo, di una destra che si presenta come destra sociale, diciamo, pur nel suo carattere reazionario, che oggi raccoglie un così vasto consenso anche in chiave nazionalista. Per questo pensiamo che non ci si possa affidare alle cause per risolvere il problema dell'onda nera. Quindi noi vogliamo portare avanti una proposta alternativa, tanto alle ricette neoliberiste di Calenda, Zingaretti, di questa Commissione europea, tanto a chi la critica su un impianto nazionalista come fa il governo italiano. Ci può essere in questo caso quindi anche un dialogo con i 5 Stelle, che criticano le forti regole dell'austerity che sono imposte da Bruxelles, allora? Ma guardi, io penso che i 5 Stelle abbiano una responsabilità storica, quella di aver consentito a Matteo Salvini, con il 17% dei consensi, di diventare il dominus della politica italiana. E da questo punto di vista sto, diciamo, semplicemente per procedere in ordine cronologico, alla dichiarazione, diciamo, non dei deputati dissidenti, ma del gruppo 5 Stelle in materia di legittima difesa. Quella per me è una cultura politica pericolosa e di destra, con cosa cui noi provocare? Non abbiamo nulla a che fare. Beh, sappiamo benissimo che, diciamo, la questione della legittima difesa può provocare innanzitutto quello che, diciamo, semplicisticamente, ma con un fondo di verità, si chiama il Far West, cioè il fatto che di fatto si istituisca il rischio di pena di morte anche per un furto in casa. Noi su questa cosa abbiamo, diciamo, una contrarietà radicale, perché davvero si tratta di, diciamo, siamo dentro una crisi non solo politica, non solo economica, ma anche una crisi di civiltà. Ecco, rimanendo e tornando piuttosto allo scenario politico europeo, lei è stata eletta con la lista Tsipras, l'altra Europa. Esattamente. E adesso, in questa consultazione, in questa tornata elettorale, dorrebbe correre invece Varoufakis, l'ex ministro delle finanze. E ci sono assonanze? Ci potrà essere una alleanza, un'unione? Perché Varoufakis, appunto, è un personaggio abbastanza interessante e allo stesso tempo molto autonomo, insomma, dagli schieramenti tradizionali. Ma guardi,
do una seconda notizia. Oltre a dire che ci sarà una lista in cui la sinistra europea si mette a disposizione, soprattutto per essere socialmente utile a quei movimenti che chiedono antirazzismo, che chiedono uguaglianza di genere, che chiedono contrasto alla violenza di genere, che chiedono contrasto al cambiamento climatico, noi vogliamo realizzare appunto una confluenza. In questa confluenza pensiamo che ci siano tutte le condizioni perché anche il movimento europeo che fa riferimento a Varoufakis possa essere parte di questo progetto. D'altro canto, proprio due giorni fa come GUE NGL abbiamo ricevuto la richiesta di adesione del partito greco che fa riferimento a Varoufakis, di Mera, e quindi diciamo da questo punto di vista per noi c'è la massima disponibilità a dialogare con tutte le altre piattaforme europee, da quella che fa riferimento a Varoufakis a quella che fa riferimento alla dichiarazione di Lisbona, di cui noi condividiamo la lettura rispetto ai trattati, ovvero che occorra rompere la camicia di forza diciamo del neoliberismo dei trattati, così come allo stesso tempo siamo molto netti nel dire che noi assumiamo pienamente lo spazio europeo come spazio di progetto, come spazio ovviamente anche di conflitto politico, ma come spazio di progetto. Quindi, lo dico perché, come sa, a sinistra ci sono anche quelli che in qualche modo pensano di difendere la Costituzione confinandola nell'idea di patria. Noi invece pensiamo che la nostra Costituzione debba essere difesa, attuata e che sia anche un agente potente per cambiare questa Unione Europea. Quindi una rifondazione europea. Una rifondazione europea, per me che sono di rifondazione comunista, l'uso del termine rifondazione va benissimo. C'è chi usa rinascimento, Maria, mi sembra... Appoggiamo rifondazione. Passando al tema dei migranti, lei è stata in prima linea durante la crisi che ha visto contrapposta l'Italia alle ONG, è stata imbarcata, ha vissuto la chiusura dei porti. Il Parlamento ha fatto la sua parte per mettere insieme la riforma di Dublino e rafforzare la solidarietà. In questo momento dall'altra parte diciamo, della strada è riunito il Consiglio interni dei Ministri dell'Interno che continua invece a non trovare la quadra, a essere spaccato e nell'impossibilità di decidere. Che soluzione vede, quale auspicio esprime a proposito? Beh, innanzitutto lei giustamente ricordava una differenza di posizioni del Parlamento e del Consiglio, anche nel recente dibattito che c'è stato in plenaria del Parlamento europeo alla presenza di Conte, devo dire che il fatto che lui abbia richiamato le conclusioni del Consiglio dello scorso giugno, quelle che di fatto sancirono l'attuale quadro diciamo, in materia di politica europea sui migranti, un quadro in cui, per dirla molto semplicemente, non c'è un meccanismo di ricollocazione obbligatoria per chi arriva e non c'è la riforma del regolamento di Dublino, che invece erano i due pilastri che diciamo, la risoluzione del Parlamento aveva in qualche modo raggiunto faticosamente, ma raggiunto. Ecco, diciamo, il governo italiano ha fatto riferimento a quel tipo di impostazione. Noi pensiamo che sia un errore clamoroso, lo sia non soltanto perché nella prospettiva diciamo, stessa del governo, no? È quella che lascia più l'Italia diciamo da sola, non essendoci un meccanismo di ricollocazione obbligatoria né la riforma di Dublino, ma soprattutto dal nostro punto di vista noi siamo di fronte alla necessità di fare diciamo, una scelta politica di principio e faccio un esempio. Parto dalla criminalizzazione delle ONG, è stato ampiamente dimostrato, faccio riferimento agli studi e alle ricerche dell'ISPI, all'Istituto appunto di Studi Politici Internazionali, che non c'è diciamo, nessun attrattiva esercitata dalle ONG che provoca un aumento delle partenze. C'è stata... Non tutti la pensano così però, perché dicono la presenza delle ONG può creare le condizioni attraverso le quali poi i trafficanti di uomini magari imbarcano e lasciano direttamente in mare o hanno meno benzina nelle loro... Ecco, diciamo, però mi permetto di dire che diciamo, dati alla mano non c'è una, diciamo, un fenomeno di aumento delle partenze diciamo,
dettato dalla presenza dell'ONG né di una diminuzione delle partenze, dettato diciamo, dal fatto che alle ONG è inibito di svolgere la loro funzione, che in realtà sarebbe la funzione nostra e della Guardia Costiera italiana e diciamo, di una missione seria di ricerca e salvataggio europea. Ma stavo dicendo, ciò che ha fatto realmente diminuire le partenze sono state le politiche di Minniti, che hanno diciamo, di fatto con degli accordi con diciamo, la Libia bloccato le persone all'interno della frontiera libica. Che cosa comporta però questo? Comporta che quelle persone siano detenute in condizioni che non hanno nulla a che fare con il rispetto dei diritti umani fondamentali. Giustamente vengono chiamati lager libici. Io personalmente ho avuto la possibilità di parlare con tantissime delle persone che hanno attraversato il Mediterraneo, avendole incontrate non soltanto sulla Open Arms, ma avendo diciamo, in questa, durante questa legislatura utilizzato una facoltà dei parlamentari, quella di visitare strutture come i cosiddetti CPR, i centri per l'espulsione e il rimpatrio, i CARA, gli hotspot. E diciamo, non è difficile accorgersi, basta guardare i segni sui corpi di quelle persone, cosa hanno vissuto e cosa hanno passato. Allora, quando noi diciamo che bisogna opporsi non soltanto alle politiche diciamo, salviniane, ma anche alle politiche di Minniti in tema di migranti, diciamo che bisogna fare una scelta. Bisogna fare la scelta della solidarietà, prima le persone, come diceva la manifestazione di Milano dello scorso fine settimana, dire che non è possibile né fare accordi con paesi che non siano rispettosi dei diritti umani, come non lo è la Libia, non è possibile affidare alla Libia operazioni diciamo, cosiddette SAR, di zona SAR, Search and Rescue, e non è possibile nemmeno lasciar morire le persone in mare. Credo che da questo punto di vista quello che noi proponiamo, ovvero corridoi umanitari, passaggi legali, procedure più veloci per quanto riguarda il riconoscimento del diritto d'asilo, lo smantellamento della legge Salvini che abolisce il permesso di protezione umanitaria, il fatto che si torni a investire sull'accoglienza diffusa e quindi sui progetti SPRAR, il fatto che si chiudano i CPR, ecco, queste sono diciamo, le nostre proposte in tema di migrazione. Comunque di fronte a una nuova emergenza che potrebbe verificarsi da qui ai prossimi mesi, parlando sempre dei migranti, secondo lei la politica dei porti chiusi non funziona assolutamente? Ma non solo non funziona, diciamo dal punto però, di vista... Però tenendo presente che anche gli altri paesi, prima parlavamo del blocco di Visegrad, anche loro comunque mettono dei freni o delle barriere ai confini, quindi verrebbe da chiedersi chi è che deve prendere questi migranti. Non va bene comunque l'impostazione Minniti, non va bene l'impostazione salviniana. Intanto diciamo, noi proponiamo di partire da quello che il Parlamento europeo, anzi la maggioranza del Parlamento europeo, aveva comunemente concordato, cioè che ci sia un meccanismo di ricollocazione obbligatoria nel continente europeo. Poi vorrei provare a tornare su questa parola emergenza, perché ad esempio in Italia diciamo, nel 2018 sono arrivate circa 21.000 persone, 21.000 persone su 60 milioni, secondo me non costituiscono un'emergenza. Però conta anche la percezione della gente. Certo, infatti io penso che il governo è diciamo, la cosiddetta bestia di Salvini, quando si riferisce alla macchina comunicativa che gli sta dietro, sia stato bravissimo a spostare diciamo, l'agenda della comunicazione politica sulla questione dei migranti e non invece su altre questioni. Io penso che ad esempio i 5 milioni di poveri che ci sono in Italia siano quella sì un'emergenza politica. C'è già una domanda che riguarda più l'Europa. Lorenzo Rubinetti chiede: che cosa pensate di fare per limitare il rischio di frammentazioni delle nazioni europee? Ma allora, per essere sintetica, pensiamo che occorra mettere radicalmente in discussione questi trattati che impongono quel tipo di politiche economiche per creare diciamo, invece
Juncker lo chiama il pilastro sociale dell'Unione, in realtà quel pilastro sociale è una variabile dipendente di scelte politiche economiche di altro segno, che sono appunto la stabilità, il pareggio di bilancio e tutto quello che sappiamo. Noi pensiamo che senza una democrazia reale questo continente vada incontro a una disgregazione del progetto comunitario, per questo che vogliamo rompere quella camicia di forza e costruire un'Europa in cui ci sia democrazia reale, il che significa sovranità popolare, welfare universale, che significa accesso a diritti fondamentali come l'istruzione e la sanità. E se mi permettete ancora, c'è anche un'altra domanda e così introduciamo anche un altro tema. Lei prima ha parlato del gender, uguaglianza di genere. Elena Mazzoni chiede, lei è stata relatrice di un rapporto su gender and trade, come si può rendere cogente l'impegno che il Parlamento europeo ha assunto soprattutto in questo momento storico in cui i diritti delle donne sono sotto continuo attacco. E io poi aggiungo, se lei mi permette, anche vorrei sapere un commento sul volantino della Lega di Crotone e sul ruolo della donna. Allora, vado con ordine rapidamente. Primo, la politica commerciale dell'Unione Europea, che è qualcosa di cui magari si parla meno a livello di comunicazione, ma che incide moltissimo sulle nostre vite. Penso ad esempio al fatto, di cui si discute pochissimo, che il Parlamento italiano dovrà decidere se ratificare o meno il CETA, l'accordo di commercio tra Unione Europea e Canada. Questa cosa avrà un impatto, anzi già lo ha, perché è provvisoriamente in vigore essendo stato ratificato dal Parlamento Europeo, sulle nostre vite. Noi siamo completamente a favore ad esempio di una campagna che è portata avanti dalla rete Stop TTIP in Italia, che dice Stop ISDS, una sigla strana che serve a dire basta con i tribunali arbitrali che dirimono le controversie tra stati nazionali e multinazionali, perché questo va sempre a ledere quegli stati che provano a difendere i diritti dei cittadini, dei lavoratori e in particolare il diritto alla salute. Per quanto riguarda il tema della politica commerciale, è una delle questioni fondamentali che riguardano l'assetto di questa Unione Europea. Seconda questione. Io sono stata relatrice e ringrazio per la domanda proprio di un rapporto che provava a dire benissimo, nei trattati commerciali, semplifico per intenderci, nei trattati commerciali ci sono delle clausole vincolanti che sono quelle che tutelano gli investitori e poi delle clausole cosiddette non binding, cioè non vincolanti, che parlano dei diritti umani, dei diritti sociali e degli standard ambientali. Proviamo a dire che invece quelle clausole che tutelano ad esempio i diritti delle donne debbano diventare clausole vincolanti. Questo è il lavoro che abbiamo provato a fare attraverso quella risoluzione. Ovviamente si tratta di tradurlo seriamente in una in fase negoziale, quindi per i futuri accordi commerciali che stipulerà l'Unione Europea, di appunto tradurlo in clausole vincolanti nei trattati commerciali. Per quanto riguarda la Lega Nord e il volantino di Crotone, io credo che la Lega Nord di Crotone vada ringraziata, perché è riuscita a mettere su una paginetta tutto quello per cui saremo in piazza l'8 marzo, cioè esattamente per contrastare quel modello di idea del cosiddetto ruolo della donna che in una splendida paginetta la Lega Nord di Crotone ci ha messo nero su bianco. Ecco, noi l'8 marzo saremo in piazza esattamente per contrastare quell'idea appunto di ruolo della donna come madre, come riproduttrice, di famiglia, come la immagina l'attuale ministro della famiglia Fontana, come la immagina il World Family Forum che si riunirà a Verona a fine marzo. Ecco, noi saremo in piazza contro tutto questo. Quindi grazie alla Lega di Crotone. Vuoi aggiungere qualcosa? Mi collegherei alla questione appena sollevata e toccata per ricordare che lei si è recata in Italia con una delegazione del Parlamento per verificare la situazione per quanto riguarda gli obiettori di coscienza che non praticano l'interruzione di gravidanza. Quale impressione ha riportato? Il problema è pesante, molto pesante, perché ha tante implicazioni, quindi poi è frutto di una battaglia per i diritti civili di qualche decennio fa, ma adesso si ripropone in questi termini.
Che situazione ha trovato e cosa pensa? Sì, questa delegazione si è svolta nell'ambito, diciamo, di un filone di lavoro del Parlamento europeo, c'è stata anche una discussione in plenaria su questo, diciamo sul backlash in inglese, cioè sul regresso dal punto di vista dei diritti delle donne. E ci siamo recate in Italia con una delegazione della Commissione FEM, che è la Commissione del Parlamento europeo che si occupa di uguaglianza di genere e diritti delle donne, proprio perché la presenza di medici obiettori, o meglio la tutela dei diritti dei medici obiettori in assenza di una, per come è garantita dalla 194, ma in assenza di una piena attuazione della 194, che significa in primo luogo salvaguardare la salute della donna, il diritto di scelta della donna, crea di fatto una negazione del diritto di autodeterminazione, del diritto di scelta e del diritto alla salute. Quindi il fatto che si scelga di difendere soltanto la facoltà dei medici obiettori all'obiezione di coscienza e di non mettere al centro, come è nel senso della 194, la libertà della donna, la scelta della donna, il diritto alla salute della donna, è qualcosa che ci fa fare un salto indietro a prima dell'approvazione della 194, quindi inaccettabile dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista del Parlamento europeo. Quindi qui non parlo semplicemente come deputata del GUE-NGL, come donna, come femminista, ma parlo anche alla luce di quello che la Commissione del Parlamento europeo ha potuto riscontrare. Aggiungo un elemento ulteriore: noi ci siamo recate in visita anche alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, alla Casa Luce Siesta di Roma, due spazi che rappresentano sia dal punto di vista della accoglienza delle donne, sia dal punto di vista della politica delle donne, due luoghi di libertà e due luoghi, mi permetta di dire, di sorellanza. Sono sotto attacco, uno perché ha ricevuto di fatto da parte dell'ATAC, proprietaria, l'ATAC è l'azienda dei trasporti pubblici di Roma, proprietaria di quello spazio, la richiesta che venga liberato per essere messo in vendita, e l'altro invece è di voi fatto... avete portato qui anche questo problema, ma è ancora irrisolto. E purtroppo ancora irrisolto, si sta anzi aggravando, perché l'ATAC preme per mettere in vendita quello spazio per quanto riguarda Luce Siesta, e la Casa Internazionale delle Donne viene ancora, sotto minaccia da parte del Comune di Roma, che chiede alle donne di pagare un debito, quando invece le donne sono in credito per tutto quello che hanno svolto gratuitamente in questi anni in quello spazio. In una risoluzione, qui passiamo a un altro argomento, il Parlamento europeo ha lanciato l'allarme sulla presenza di gruppi neofascisti in Europa. Lei è stata protagonista a settembre dello scorso anno di un'aggressione nella sua città, Bari, no? Da parte di Casa Pound. Brevissimamente, ci ricorda alcuni elementi di quell'esperienza? Abbiamo pochi minuti. Sì. Io ho partecipato a una manifestazione, la manifestazione si chiamava Bari non si lega, contestava una iniziativa precedentemente svolta nella mia città dal ministro degli interni. A termine di quella manifestazione, mentre con altre persone mi stavo recando verso casa, mi sono fermata a parlare con una ragazza di colore, purtroppo devo sottolinearlo perché in questo paese è ancora un elemento che fa la differenza, che aveva difficoltà a tornare a casa perché davanti a casa sua c'era un assembramento di esponenti di Casa Pound. In pochi minuti ci hanno raggiunti, ci hanno inseguiti, ci hanno colpiti, e ci sono due persone ancora con le ferite sul corpo per quello che è accaduto. Appena tornata qui, anzi non qui a Bruxelles, lì a Strasburgo, mi sono fatta promotrice di una risoluzione contro l'emergere della violenza neofascista in Europa, una risoluzione che è stata approvata dal Parlamento europeo, che dice molto chiaramente che gli Stati membri si devono impegnare per vietare di fatto le organizzazioni neofasciste in ciascuno Stato membro. Cosa significa nel XXI secolo essere comunisti? Beh, significa non aver rinunciato a un'idea di trasformazione radicale della realtà, non essersi arrese a quello che un bellissimo libro chiama il realismo capitalista, ovvero è più con un semplice motto: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ecco, io preferisco immaginare la fine del capitalismo che non la fine del mondo. Ultimissima domanda: Venezuela, Maduro, Guaidó.
Maduro, rispondo molto brevemente. Penso che quello che sta accadendo in Venezuela è un capitolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero diciamo di una lunga stagione in cui gli Stati Uniti hanno pensato di l'America agli americani. L'America agli americani, la dottrina Monroe. Diciamo che c'è una lunga tradizione anche di ruolo degli Stati Uniti in diversi colpi di Stato che ci sono stati. Si è tentato un colpo di Stato, a mio avviso, diciamo, praticamente fallito con Guaidó, molto grave che diversi Stati membri dell'Unione Europea abbiano fatto a gara per riconoscere di fatto un presidente autoproclamatosi. C'è la disponibilità di Maduro a convocare, diciamo, nuove elezioni e ci sono dei paesi come il Messico e l'Uruguay che stanno dalla parte del dialogo e pensiamo che stiano svolgendo un ruolo molto importante per il dialogo. Bene, ultimo, abbiamo proprio gli ultimi secondi. Io intanto ringrazio il collega Laudoni, ringrazio l'onorevole per la pazienza, la disponibilità e le cose interessanti che ha detto. E chiudo con una domanda forse un po' tecnica, ma importante in vista delle europee. Si parla molto di riforma e di dare nuovo slancio alle istituzioni. Lei è in favore di dare più poteri al Parlamento e di ridurre il più possibile il voto all'unanimità in Consiglio? Sì, sono favorevole perché penso che il Parlamento europeo sia l'unica istituzione elettiva e quindi vadano assolutamente rafforzati i poteri del Parlamento europeo, così come penso che appunto il meccanismo attuale, il potere di veto, così come il meccanismo puramente e seccamente intergovernativo, di certo non aiuta nella direzione in cui si dovrebbe andare. Però ripeto, per noi il punto centrale è costruire nello spazio europeo la democrazia reale, che è quella che questa Unione Europea purtroppo non garantisce. Grazie ancora, onorevole Forenza. Io sì, mi ricandido. In bocca al lupo. Grazie.